La lamotrigina è un farmaco, come dire, stabilizzatore del tono dell'umore che non ha grosse, come dire, indicazioni nel trattamento in acuto, nella depressione, né in episodio depressivo maggiore, né soprattutto in senso maniacale, però è un farmaco stabilizzatore del tono dell'umore perché previene molto bene le ricorrenze di tipo depressivo. C'è un farmaco che si utilizza soprattutto nel lungo termine, sia per l'indicazione terapeutica, ma soprattutto per la lunga titolazione che bisogna effettuare prima di dare il farmaco. Esistono ovviamente le compresse sia da 25 mg che da 50 mg che da 100 mg. Il range terapeutico, diciamo, di solito tendenzialmente si raggiungono i 200 mg al giorno, divisi in due somministrazioni. Ha come possibili effetti collaterali la cefalea, la sonnolenza, il tremore, la secchezza delle fauci, sintomatologia gastrointestinale, come per esempio nausea, vomito e diarrea. Rari sono le anomalie ematologiche, può dare rash cutanei, ma soprattutto, ecco perché la lenta titolazione può dare quella rara sindrome che può anche accadere con la carbamazepina, la sindrome di Steven Johnson o anche la sindrome di Lyle. Vi è una rara sindrome di ipersensibilità, di solito dà pochi problemi cardiaci, e però ha delle interazioni farmacologiche notevoli, soprattutto con gli altri stabilizzatori, tant'è vero in particolare con il valproato, perché la lamotrigina è, come dire, metabolizzata da quell'enzima lì, la UDP glucuronil-trasferasi, che induce, appunto, il valproato inibisce la glucuronidazione rallentandone il metabolismo, per cui l'emivita della lamotrigina aumenta, si dice, di circa 2 volte. Ecco perché la lamotrigina può aumentare anche diciamo, la concentrazione di altri farmaci, come per esempio la fenitoina, il fenobarbital, la carbamazepina, e quindi la combinazione, per esempio, con i contraccettivi o con combinazione di etinile, estradiolo, levonorgestrel, inducono quindi la glucuronazione della lamotrigina, aumentandone il metabolismo. Quindi cosa bisogna fare per la lamotrigina? Intanto la lamotrigina, come vi ho detto, può creare appunto la sindrome di Steven Johnson e la sindrome di Lyle. La sindrome di Steven Johnson è una sindrome epidermosa dell'epidermide bollosa. Sicuramente possiamo applicare delle compresse umide alle lesioni cutanee, si possono dare antistaminici per il prurito e del paracetamolo per ridurre l'ipertermia. Il trattamento invece la sindrome di Lyle è sicuramente un'ospedalizzazione in unità intensa di cura perché è una sintomatologia tipo ustione epidermica. Sicuramente bisognerà fare un monitoraggio dei parametri vitali e richiedere immediatamente la consulenza dermatologica. Qui vi ho riassunto, proprio per concludere, uno schema di titolazione classico della lamotrigina, proprio per queste problematiche relative sia alla sindrome di Lyle sia alla sindrome di Steven Johnson. La lamotrigina in monoterapia si titola in questo modo. Si dà 25 mg una volta al giorno, si aspettano 2 settimane, ben 14 giorni, e si può aumentare la somministrazione a 50 mg, o una volta al giorno, o 2 compresse da 25. Si aspettano ulteriori, come dire, 2 settimane, e si può aumentare direttamente il farmaco a 100 mg. Si aspettano ulteriori 2 settimane per poi aumentare anche fino a 200 mg. Quindi, come potete vedere, in totale per impostare questa cura più o meno tendenzialmente ci vogliono circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo, anche sulla base dei tipi di effetti collaterali che ha il paziente. In caso di terapia con acido valproico, non è che la lamotrigina non si possa fare, ma proprio per questa interazione farmacologica, visto che interagiscono tutte e due su questo enzima che è la glucuronazione, la terapia con acido, in pazienti con già in terapia con acido valproico, la lamotrigina deve essere, come dire, somministrata a dosi ridotte, dimezzate, quindi anziché partire con 25 le prime 2 settimane si parte con 12 e mezzo o 25 a giorni alterni, la terza e la quarta settimana 25 mg, la quinta settimana 50 mg e poi c'è la dose di stabilizzazione. Solo per darvi le ultime due indicazioni,
La frequenza dei rush non seri è circa 3 volte maggiore, quindi bisogna fare un'anamnesi accreditata, adeguata nei nostri pazienti, in chi ha già avuto dei rash cutanei, cioè chi soffre di dermatiti, è ovvio che la lamotrigina può dare circa ha un rischio di 3 volte maggiore rispetto a chi non ha avuto dermatiti di avere degli edemi piuttosto che dei rash cutanei come effetto collaterale. La lamotrigina non dovrebbe essere ricominciata in pazienti che hanno già avuto, come dire, dei rash cutanei. E tutti i pazienti che hanno avuto un rash cutaneo proprio per questa problematica, la sindrome di Steven Johnson e la sindrome di Lyle, devono essere immediatamente, come dire, sospesi il trattamento con la lamotrigina. Ultima diapositiva è la seguente, c'è cioè una comparazione in termini di dislipidemici e in termini appunto di peso e aumento ponderale e anche del glucosio ematico rispetto ai 4 stabilizzatori di cui vi ho parlato. Come potete vedere, il litio è quello che dà sì un pochino di peso corporeo aumentato, però diciamo è neutrale rispetto all'aumento per esempio del colesterolo, dei trigliceridi, della pressione arteriosa e anche del glucosio. Cosa che invece, per esempio, la carbamazepina può dare un aumento della dislipidemia, però considerate che la carbamazepina ha una serie di inconvenienti, come dire, inconvenienti di tipo interazione farmacologico e di altro. Il valproato può dare grossi aumenti ponderali e vi ricordo ancora che è teratogeno insieme alla carbamazepina in gravidanza e non si può dare nei pazienti sotto i 18 anni in chi ha il disturbo bipolare. È ovvio che il valproato, come sapete, è indicato dai bambini, dai 3 anni in su per chi soffre di epilessie cronico-tonico generalizzate, però nel trattamento di disturbo bipolare non si può dare sopra i 18 anni. Quindi, come potete vedere, il litio è l'unico dei 4 che si può dare sopra i 12 anni. È l'unico che non dà problemi di aumento grossi aumenti ponderali, ma anche su altri sistemi. È ovvio che tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali e quindi al solito il trattamento deve essere personalizzato, deve essere concordato con il paziente anche sulle basi delle sue caratteristiche cliniche del disturbo bipolare.